Prepariamo insieme le pasticche per la lavastoviglie. Nonostante la loro semplicità, sono molto efficaci e vi invito a provarle, anche perché si preparano in un paio di minuti con solo due ingredienti: del bicarbonato di sodio, 100 g, e un cucchiaino, quindi 5-10 g, di sapone di Marsiglia, molto meglio se autoprodotto. Ovviamente, se volete prepararne di più, potete tranquillamente raddoppiare o triplicare le dosi. Se volete, potete aggiungere anche il vostro olio essenziale preferito in modo da avere un buon profumo quando lavate i piatti. Cominciamo con 100 g di bicarbonato. Schiacciate gli eventuali grumi, sapete che il bicarbonato è idroponico, quindi assorbe l'acqua, l'umidità. Quando avete schiacciato bene tutti i grumi presenti nel bicarbonato, aggiungete un cucchiaio o un cucchiaino di sapone liquido. Le dosi dipendono da quanto è liquido il vostro sapone, quindi magari cominciate con un cucchiaino e poi aumentate. L'impasto deve essere abbastanza morbido da poter entrare negli stampini. Tra l'altro, come stampini potete utilizzare sia degli stampi in silicone sia degli stampi di plastica, per esempio quelli per fare il ghiaccio, vanno benissimo. Quando avete finito di impastare, procedete formando le vostre pasticche all'interno degli stampini. Adoperate il fondo di un bicchiere o di una tazzina per pressare bene e lasciate riposare per una notte intera, in modo che le pasticche si asciughino. Dopo una notte siete pronti per poter sformare le vostre pasticche e poterle utilizzare. Ovviamente non scadono, quindi potete prepararne un po' e utilizzarle ogni volta che fate la lavastoviglie. Ecco fatto!